trovarsi a parlare della Madonna in questo luogo dove ha vissuto Padre Pio è sicuramente qualcosa di particolare. I frati quest'anno hanno pensato di far scendere il predicatore dall'Alta Italia, infatti si sente dall'accento che non sono pugliese. Vengo da Cremona e sono originario di Bergamo, così almeno tutta la parte del gossip l'abbiamo già sistemata prima. Perché dico questo? Perché il rapporto tra San Pio e la Madonna è un rapporto decisamente particolare. Se ci volessimo fermare semplicemente a guardarlo dall'esterno, potremmo definire il rapporto tra Padre Pio e la Madonna, fatemi finire di parlare perché altrimenti rischio di essere decisamente frainteso, banale, superficiale, infantile, perché nei suoi scritti la mammina bella, la mammina cara, e magari davanti a questo modo di parlare, no? Se siamo un po' critici di nostro, facciamo fatica a capire perché. Ma se facciamo un passo in più, è logico che noi davanti alla nostra mamma usiamo dei termini normali. Non so quanti di voi, io non l'ho mai fatto, davanti a nostra mamma gli abbiamo detto: oh carissima madre, oh mia genitrice, perché davanti alla mamma normalmente noi usiamo un modo di parlare molto appunto confidenziale, no? Normalmente. E questo ci fa capire allora che forse questo modo di Padre Pio di avere questo rapporto con la Madonna non era infantile, banale e scontato, ma era semplicemente confidenziale. Allora cambia tutto completamente, perché ripeto, con la mamma io normalmente, mia mamma è morta però, quando era viva, normalmente magari parlo anche in dialetto. Non vado a cercare la parola ricercata in italiano, no? Uso il mio modo normale di parlare. E allora forse è questo che ci insegna San Pio oggi, nella sua devozione alla Madonna. Ma volevo fare un passaggio in più, perché se ci fermassimo solo a questo, non c'era bisogno di farmi fare 8 ore di strada, giustamente. In una lettera che San Pio scrive a Padre Agostino, in data 6 maggio del 1913, scrive: mi sento tutto bruciare senza fuoco, mi sento stretto e legato al figlio per mezzo di questa madre, senza neanche vedere le catene che tanto stretto mi tengono. E aggiunge, più avanti nella lettera, vorrei volare per invitare le creature tutte di amare Gesù, di amare Maria. Allora vediamo che innanzitutto la nostra devozione alla Madonna non deve essere devozionale, purtroppo un po' questa cosa c'è. Vi faccio un esempio molto pratico. Ero in fila al supermercato dalle mie parti e c'erano due signore davanti a me. È storia vera, sembra una barzelletta ma è una storia vera. E in Lombardia c'è la Madonna di Caravaggio, che è famosa appunto, è uno dei santuari più importanti del nord Italia, no? E c'erano queste due signore che stavano parlando dei problemi dei loro figli. Una signora aveva un figlio veramente ammalato seriamente. E dice all'altra signora, a Caravaggio la Madonna appare e dove è apparsa è sgorgata una fontana d'acqua, no? E questa signora dice all'amica, devo andare a Caravaggio a prendere un po' di acqua da far bere a mio figlio così magari guarisce. Il punto di vista della mamma, numero 1, bellissimo, affidare la salute del proprio figlio
alla Madonna. E qui è la seconda che è caduta di devozionalismo, quando gli dice: ti do l'acqua di Lourdes perché funziona di più. Capite che non è l'acqua che fa la differenza, ma è la fede che fa la differenza. E Padre Pio dice: per mezzo di Maria. Dov'è che ho perso il foglietto? Per mezzo di questa madre. Se la devozione a Maria non ci porta a Gesù, lasciatemelo dire, non serve a nulla. La Madonna non è Dio, non è una dea. Noi anche nell'Ave Maria preghiamo la Madonna di pregare per noi. Ed è questa la funzione di Maria. Maria ci deve portare necessariamente a Gesù. Quando entriamo in chiesa, anche nel santuario mariano più bello e più importante del mondo, salutiamo prima Gesù, poi andiamo dalla Madonna. Quante volte invece noi ci lanciamo immediatamente, accende la candela davanti alla Madonna di Lourdes, o davanti alla Madonna di Fatima, o di Guadalupe, o che volete voi. L'incoronata qui a Foggia, cioè famosa. Questo ci fa capire che allora la nostra devozione a Maria deve essere ancora un po' pulita, perché Maria ci deve per forza portare a Gesù, altrimenti non è la Madonna. Nel Vangelo abbiamo letto: ecco tua madre ed ecco tuo figlio. Ma ricordiamoci che tecnicamente io vado in paradiso anche se non dico il rosario tutti i giorni. Tecnicamente. È logico che la preghiera mariana mi aiuta ad andare più velocemente. Il beato Carlo Acutis, milanese, che è stato anche pellegrino qui, diceva: il rosario è la scala più corta per salire dal cielo. È logico che la devozione mariana giusta mi fa andare più veloce nel mio cammino di fede. Ed è logico che magari anche dopo un po' di lontananza dal nostro cammino di fede è più facile andare a parlare con la mamma. Quando eravamo piccoli e volevamo qualche cosa, normalmente non si andava dalla mamma a dirgli: mamma, di al papà. Io facevo così. Quando volevo gli uccellini, i canarini, il gattino, così: mamma, di al papà, se prendiamo il cane nuovo. Perché è normale, perché ci viene più facile stare davanti alla mamma. Ma la cosa che ci fa riflettere è che tutti i discepoli, tutti gli apostoli sono diventati santi, ma solo Giovanni ha avuto in casa la Madonna. Questo allora ci deve far capire una cosa, innanzitutto davvero di rivedere un po' la nostra devozione mariana, che è importantissima, io direi anche quasi essenziale, ma sono io e non sono nessuno. Però questa devozione deve essere sempre incentrata su Cristo. Nel rosario noi che cosa meditiamo? I misteri di Cristo insieme a Maria. E allora è logico che se io col cuore di madre entro nel cuore di figlio, è più facile. E soprattutto penso che sia bello proprio oggi ricordare i dolori di questa madre. Penso che non ci sia dolore più grande sulla faccia della terra di quello di un genitore che perde un figlio. Penso che sia davvero il dolore più grande in assoluto, che solo a pensarlo ti viene da rabbrividire, no? Eppure, abbiamo letto nella sequenza, immersa in un'angoscia mortale, geme nell'intimo del cuore trafitto dalla spada. Piange la madre pietosa contemplando le piaghe del divin suo figlio. E se pensiamo che quelle piaghe gliele abbiamo inferte noi con il nostro peccato, ci deve far riflettere parecchio. Ci deve far riflettere veramente tanto, perché anche Gesù piange, grida con forte lacrime e suppliche. La paura è normale. La certezza che il Signore ci ha dato questa madre che ci abbraccia è bellissima. La devozione alla
all'addolorata è un po' diversa. Da noi nel nord Italia non è che ci sia moltissimo, ma anche come rappresentata da voi di solito, da Roma in giù più o meno, c'è questa Madonna con le spade, no? Tipica appunto anche un po' della devozione spagnola. Da noi nel nord Italia normalmente queste statue è difficilissimo da vederle, infatti ne fanno un po' specie quando vedi sta Madonna con tutte le spade nel cuore, ne in mente qualcheduna. Per esempio a Pescara è famosa, ce n'è anche una in Sicilia, se non mi ricordo più il posto, comunque decisamente anche un po' truce in un certo senso. No? Da noi normalmente l'addolorata è la Madonna con in braccio Gesù morto, tipo la scultura di Michelangelo in San Pietro. E vedere appunto questa madre con in braccio un figlio è straziante. E ripeto, pensare che quella morte è stata fatta per noi, perché il Signore muore davvero in croce per ognuno di noi, anche se non eravamo ancora nati. Allora, concludo, chiediamo questa grazia oggi alla Madonna, una grazia particolare, molto bella, molto semplice. Due chiediamogliene, dai. La prima è quella di avere una bella, sana e santa devozione alla Madonna. E la seconda è quella che la Madonna, da buona madre, quando ci vede che iniziamo a sviare un po' a destra e un po' a sinistra, venga a prenderci per le orecchie, come fanno le mamme, no? Dove stai andando? Torna a casa. Dove vai? Tutti avevamo, quando uscivamo di casa sui 14, 15, 16 anni, no? Sia maschi che femmine, questa qui non è provocativa di tutto il mondo, qualsiasi mamma, che con il dialetto diverso diceva al proprio figlio o alla propria figlia, a ognuno di noi, vieni a casa presto, non stare in giro tutta la sera, non andare in giro a fare lo stupido o la stupida. Ecco, che Maria faccia questo con noi, che ci riprenda un po' quando vede che cadiamo, quando vede che sgattaioliamo per vicoli oscuri e quando vede che ancora una volta siamo noi a rimettere in croce suo figlio. Sia lodato Gesù Cristo.